Ma cosa dici? Io sono una dea. È per questo che pago le tasse, sindaco. Ma fai cacare! Non sono cristiano, sindaco! Ma che cos'è? Ha detto, sapete che Giorgia ha imparato a squirare. Ed è bravissima, fagli vedere, mettete un po' di dai, musica, dai, fagli vedere! Ciao ragazzi, bentornati in una puntata di Vita Buttata. Oggi mi farò un tè in compagnia di Daniela Collu. Dani, sono allora, molto felice. No, io sono felicissimo di averti qua. Ti posso offrire qualcosa di analcolico da bere? Sì. Calcola che questo qui è analcolico, quindi sentirai magari Un retrogusto, ma poi di base non c'è tutto, certo, il resto. Tra parentesi, non so se vedete anche il match che è stato fatto. Oh, però te puoi reinventare. Prostituta. Ok, qua veloci che partiamo con questa punta. Io trovo adorabile questo ensemble della nonna. Ti ringrazio. Con dentro la perdizione. Ah, cazzo, è vero, posso offrirti una zolletta, perdonami. Sì. Una zollettina, dai. Ma questo ghiaccio. Wherever you are. Alla nostra. È una nuova puntata di Vita Buttata. È importante, vero? Tu sei stato fabbro a Bergamo nella vita precedente. Ho avuto una relazione in passato, la mia prima relazione. Io e questo ragazzo decidiamo di andare in vacanza a Roma una settimana, quindi un sacco presi bene. Roma è una delle città più belle del presi mondo. Presi bene. Prenotiamo e lui mi lascia. Non prima del viaggio, ma appena arrivati nella stanza dell'appartamento. Amica, io sono stata lasciata in Thailandia tra il primo e il secondo, dopo 5 anni di relazione, a un giorno da Capodanno, e vivevo a casa sua, quindi capisci che Roma non è niente. Allora, andiamo in vacanza in Thailandia, facciamo una prima settimana di mare, poi andiamo a Bangkok e lì in un ristorante mi lascia. Ma come è nato il lucky? Oh, ma ti è piaciuto sti noodles? Buoni? Senti, c'era un'altra cosa che ti dire prima. Sei vecchia, sei brutta, sei grassa e non mi piaci, forse non mi sei mai piaciuta. Io gli ho risposto, ma cosa dici? Io sono una dea. Quindi amica, se cercavi un bagno di fiducia, da me lo hai trovato. Io sono sempre dell'idea che quando si sta insieme capisci tante cose della persona con cui stai, ma quando ti lasci capisci tutto il resto. Tanto raga, posso dire una cosa? Dopo 100 anni che faccio la terapia di gruppo, la gente mi racconta le storie sue, io una roba ho capito. Non esiste lasciarsi bene. Comunque una settimana in cui vuoi la licenza d'uccidere e fare quelle belle cose con il lanciafiamme dalla finestra, vuoi fa. Mettiamoci l'anima in pace, a volte siamo stati con degli stronzi. Stronzi. E a volte siamo stati noi quegli stronzi. Ma milioni di volte. Io credo che ci sia un lato profondamente cattivo in me. Io c'ho Papa Giovanni invece. Tipo, no, ti perdono, vai a fare le tue cagate altrove. No. Io credo di essere una persona che cerca di essere positiva. Invece no, sei Satana. Ma c'è una parte di me, una parte, raga. Io ho una parte. Ma perché tu pensi che noi non la vediamo questa parte? Perché stai dicendo una parte? È nascosta, una virgola. È invisibile. È percettibile all'occhio umano. Fidati di me. Praticamente una serata primaverile, quindi inizia a fare caldo, ma non così caldo, quindi dietro ti porti una giacchetta. E il tornare a casa, prendo forse aria alla pancia, nonostante fossi coperta, e mi viene proprio brutto da dire lo squalo. Allora entro in una gelateria, chiedo dei fazzoletti. Una gelateria? Dei fazzoletti dietro e vado dietro. Che in un collo. Devi chiedere una coppetta. Faccio quello che devo fare, è tutto a posto, quindi mi rendo conto che avevo proprio puntato davanti a me la telecamera del comune. È per questo che pago le tasse, sindaco. Ma perché non chiedi se c'è un bagno e vai a cagare al bagno come tutti? Allora, io poi questa cosa del freddo alla pancia non l'ho mai capita. Perché noi abbiamo uno strato di adipe, no, che ci protegge. Ma nel senso, tipo quelli che dicono, non mi far mangiare questo perché sennò io poi sto male. Sto male. Io credo che se mangiassi questa tazzina, ok, adesso, sì. Adesso, io non avrei problemi a ricagartela intera, credo con tutto quanto il gin tonic dentro. Ciao Gu, voglio raccontarti una delle mie più grandi figuracce che mi vede come protagonista. Qualche anno fa, praticamente una sera ero nel bar in cui uscivo di solito, incontro un mio amico, con lui c'era una sua amica. Succede che un paio di settimane dopo rincontro questo mio amico, senza rendermi conto che la sua amica fosse di fianco a lui, gli ho detto, scusami che struccata, proprio non ti ha riconosciuta. Innanzitutto fortunella.
bella. Se questa è quella tua figura più brutta, ma ragazzi, tu vai da Dio, non certo, hai problemi nella vita. Il regno dei cieli è il tuo. Ma è così brutto dire non ti ho riconosciuta senza trucco? Ma non lo so, sì lo è. Facciamo un esempio. Io vado in giro sempre con la faccia tatuata, cioè tutta quanta nera, perché sì, mi trucco di nero. Se io mi togliessi il nero, sì, tu diresti, cavolo, non ti ho riconosciuto perché solitamente sì, hai un trucco magari molto forte, molto scuro. Quindi ci lo può so, stare. Però se metti che non è un trucco forte, non metti che non è un trucco scuro, cioè metti che non è una cosa scenografica, ok, questa si fa quel trucco che nella sua testa è un trucco invisibile, sì, e magari pensa di essere anche così abbastanza somigliante a com'è l'originale. Quindi stai dicendo, tu stai automaticamente dicendo che il mio dirti non ti ho riconosciuto vuol dire che quando hai il trucco sei più bella. Io ho detto che non ti ho riconosciuto. Giusto, giusto, non giusto. Ho detto, io ho detto dirti, scusami, successo, mamma mia, non ti ho riconosciuto perché eri una figa. Invece sì, adesso mi è venuto sto scaldabagno. Allora, senti un po', io adesso ti propongo, scusa, è che sono totalmente già andato. Non si vede. Con un occhio mi guardi, con un occhio guardi al piano di sopra. Passiamo al segmento. Giocheremo a un gioco che si chiama Che cosa sono io? Una dea. Gioco finito, grazie a tutti. Andiamo? Allora è rotondo, è verde fuori, ci sono dei semini dentro, è rosso. Anguria. Altrimenti detto. Melone. No. Anguria. L'altro nome dell'anguria. Qual è l'altro nome dell'anguria? Quello che si dice a Roma. È il cocomero. Bravo! Nella margherita c'è la pizza. Mozzarella. E anche? E pomodoro. Bravo. E che cosa abbiamo detto che è la margherita? Pizza. Bravo. Ma grande! E quando vai al cinese te la riempiono tutto di? Soia. Quindi? Salsa di soia. Bravissimo. No, vabbè, che cazzo. Allora, è quella roba con cui cucinano soltanto dalla clerici e nessuno ci sa fare davvero niente. Comunque è cucina esotica. Hey, wok! No, tempo scaduto. Che il grafano. Lavori. L'essere umano è un animale sociale. Bravissima, quindi sono un sociologo. Bravissima. Sono quello che chiami quando vuoi scoprire, ma fingi Guglielmo che Scilla. No, fingi che devo fare il VC. L'idraulico. Esatto. Madonna, tu sei proprio malato di porno. Sono quello lì che quando tu hai male alla schiena, quello che vuoi scoprire. Alle ossa, tu hai reumatismi, reumatologo. Mamma, ma infuocata. Quel corso universitario è noiosissimo. Dove stare nel latte bizantino. Escono fuori gli, capito, quelli lì squadrati. I nerd, i secchioni. Esatto, gli capito, che possono essere edili. Gli ingegneri. Ma Sampai pescava con una? Canna. Ma se invece fa da traino con una? Rete. Quindi ingegneri di rete. Vaffanculo, è finito. Sampai pescava con una canna. Per adulti? Allora vai, per adulti. Non stiamo insieme, però ci vediamo soltanto per scopo amici. Ho anche detti fuck buddies. No, amici con benefici. Amici con interessi. Senza un'altra amici di letto. Bravo! Quelli che mi sparo io di continuo su Instagram. Selfie. Bravo. Come sono io? Bea. Ma anche? Iconica. Ma anche? Pazzesca. Ah, ma anche? Ma anche sexy. Bravo. E quello lì che viaggia nei tempo, nello spazio, è un medico, quindi è un dottore. Quindi in inglese. Doctor. Chi? Ah, Doctor Who. È quello lì dove ti insultano in cucina. Fai cacare. Masterchef. No, quell'altro. Ah, che è Kitchen. Bravissima. Miranda. Tu. Ah, vado in giro vestita male. Ok, vado. Città. Il sapone di? Marsiglia. Sì. Ma sei una figa. La prima è simile a un personaggio di Aladdin. Sultan. No. Jasmine. Jafar. No. Iago. No. Abu. Esatto. E poi? Abu Dhabi. Esatto. C'è il Partenone. Atene? Sì. Oddio, oddio, sudore. Un momento. Sudore, ignoranza. Se non è Mosca, eh? San Pietroburgo. Sì. Celebrità. Han Solo. E anche Indiana Jones. Coso? Fregno di Dio. Mi viene Christian De Sica, ma non è Christian De Sica. È quello, George Harrison, Harris. Coso? Come si chiama? Non sono Christian De Sica, ma che cos'è? Harrison, è Harris. Harrison Ford. Beh, però è andata bene. Andata benissimo, guarda. Questa ce la portiamo a casa insieme. Paesi. Allora, presente quando tu dici, ma sei proprio un coglione. No, quando cerchi di avere sempre ragione. Paraculo. Bravissima, inizia uguale. Paraguay. Bravissima. Comunque c'hai dei riferimenti. È un amaro. Amaro? Averna. Quell'altro.
che bisognava salvare il vaso. Ah, Montenegro. Bravissima. L'antico vaso. E ci si vanno a fare i trapianti di capelli in, in Turchia. Bravissima. Vicino a Nuova Zelanda c'è una. L'Australia. Ma più corta quest'altra. C'è L'Australietta. Sono... No, inizia uguale. Austria. Bravissima. Tu sei pazzo. Beh, c'è Partenone, ma è tutta. In Grecia. Bravissima. Bisogna dichiarare un vincitore. Beh, se bisogna dichiarare un vincitore. Io sono una dea. Ha vinto lo sport e l'amicizia. E Christian De Sica. Secondo me è il grande vincitore di oggi. Vado a casa di questo tizio a cena e lui coltiva piante di marijuana in camera. Passiamo la serata insieme, resto a dormire lì. Nei giorni dopo, mentre messaggiamo, mi fa: comunque ci sarà un po' di te in quelle piante perché ho messo i tuoi capelli nella terra. E io allibita, e lui prosegue: no, perché è affascinante come tutto possa diventare nutrimento. Io anche quando mi taglio le unghie le metto nel terreno. Il gelo dentro. Io non l'ho mai sentito. Madonna che schifo. Ma io immagino questo. Io mi devo scaldare, guarda, prego, con questo ghiaccio. Metti una zolletta. Ma ti giuro, oddio santo. Sarà il suo pollice verde, non lo so. Il suo questo verde. Poi una volta invece ho conosciuto un ragazzo a Londra, ero. Mentre ci dirigiamo un pochino verso la sua casa, mi fa: io sono lo spacciatore più famoso di Soho, lo sai? Complimenti, congratulazioni. E io, che non ho mai avuto un grandissimo rapporto con le droghe, cioè proprio anzi un pochino intimorito, ma cercavo di fare la fica. Ma figurati, ok, anche pazzesco. Io. E mi fa: scusa, casa è un po' sporca. Io vi giuro, io sono entrato in una casa, i piatti erano per terra, non sto scherzando. Pensai, questo qui si ordina tutto quanto a casa, mette nei piatti e poi non pulisce mai. E lì ho pensato, noi italiani comunque a una roba così secondo me non ci arriveremmo. Ciao Go, ciao ospite. Quando ad una cena con mio fratello, mia cognata e degli amici, lui voleva raccontare scherzosamente che io avevo imparato a twerkare, ha sbagliato e ha detto: sapete che Giorgia ha imparato a squirtare. Ed è bravissima, fagli vedere, mettete un po' di dai, musica, dai. Fagli vedere. Mettete Despacito che squirta subito. Ma poi devi vedere come si muove proprio, devi vedere come si muove, non si ferma così, più. Così, fa una cosa proprio così, è bellissima. Allora, io purtroppo non ho dei commenti da poter aggiungere e mi sentirei proprio poco galante a farti entrare all'interno di un tipo di discussione di questo tipo. Tu non hai più le consonanti, non è che non hai commenti. Io sono toscano. Cioè, tra un attimo diventa un... Tu non hai più le dentali e le labiali, c'è un problema enorme. Io direi che la portiamo a casa così, con dignità, sì, con un'ottima chiosa. Grazie veramente di essere stata mia ospite. Ma grazie a te. Guarda, sei una dea. Ti posso dire che è la vera dea? Tu baby. Guarda, grazie mille. Siete tutti delle dee. Siete tutti quanti delle dee. Ragazzi, noi ci vediamo sempre qui, non so quando, ma comunque prima o poi accadrà. Ciao.